pochi istanti su Radio DJ una grande performance del Mago Serenello. In attesa di collegarci con questo spettacolo di magia, vi posso comunicare senza tema di essere smentito che la canzone testé ascoltata era I Lived degli One Republic e che tra pochissimi secondi comincerà una nuova puntata di Cordialmente. Manteniamo fede alle promesse ed eccoci qua dal solito studio, quello da cui siamo andati in onda per tantissimi anni, ma non tutti, perché prima eravamo in un altro ancora, ma non stiamo qui adesso a rivangare. Ma voi provate a pensare quanti studi ha cambiato questo programma, vi dà l'idea di quanto è longevo questo programma stesso. Certo. E quanti fonici! E i soldi che hanno fatto gli architetti che li hanno cambiato questi studi, perché anche lo stesso studio è stato cambiato internamente più volte. Certo. Anche quest'anno c'è qualche piccola modifica che voi non l'avete neanche guardato, perché per voi noi siamo delle vecchie ciabatte, invece dei particolari sono nuovi. Scusami Elio. Elio e le storie tese, ancora una volta tutti assieme, insieme al disc jockey più acclamato, non solo qui in Italia, ma nel mondo. Nel mondo intero, sì. Sei come una specie di simbolo per tutti i disc jockey del mondo. Si accingono a dare vita a una nuova puntata di Cordialmente registrata e poi tagliata, quindi non ci impegneremo tantissimo perché sappiamo già in anticipo che le parti non tanto belle verranno tagliuzzate. Esempio. E le parti anche troppo belle verranno tolte, perché Linus si sa che non sopporta quando c'è uno troppo bravo. Ma si sa che cordialmente è come il pesce, si taglia la testa, la coda, teniamo soltanto il centro, ok? E poi dopo tre giorni puzza. E delle volte diventa duro. E tra l'altro il pesce, anche il pesce. No, quale pesce? Il pesce è duro, forse. Il pesce è già rigor mortis come tutte le cose. Ma anche il cavallo si può. E comunque gli crescono le unghie e i capelli poi anche. Sì. E c'è quello delle pompe funebri che gli dà una ripassata per renderlo. Si chiamino pompe funebri. Non siamo a tre giorni come il pesce, ma siamo già alla terza puntata di questa nuova stagione. Pazzesco. E secondo me sarebbe già quasi tempo di consultivo. E invece leggo fra gli appunti di questa scaletta che c'è ancora la rubrica perché non siamo andati in onda per un anno. Ma vogliamo andare avanti ancora per tanto. È ancora stata è una roba che ci ha fatto male, Linus. E ha fatto male tantissimo agli ascoltatori, gli affezionati. Che tipo di male gli ha fatto, Faso? Beh, gli ha fatto tanto male, c'è stato un male psicologico, un male fisico e un male quasi impalpabile. Come si... Esempio, quando tu sei lì che sei per i fatti tuoi e senti uno scalpiccio alle tue spalle, poi un breve dolore, poi solo piacere. No, quello lì è palpabile. Quello è palpabile. Ma questo è quello anche un po' fisico. C'è lo spleen anche, per esempio. O la saudade. Esatto, tutti questi mali. Alex, questo si taglia. Invece sono cose interessanti. Invece Linus, il pubblico è contento perché con noi, così come con te alla mattina, può ridere e anche pensare. Io stamattina ti ho ascoltato, avete fatto un ragionamento che mi ha fatto pensare quando parlavate degli indiani d'America che venivano utilizzati per camminare sulle travi. Qualche giorno fa, in verità. Qualche giorno fa. Stavo facendo di segno. Non era stamattina, secondo me non era stamattina. Stamattina, ma è qualche giorno fa, non capisci niente. Guarda, da te questa cosa non me l'aspettavo, che sei uno smaliziato. Da Faso sì, perché è un po' distratto, ed è un po' distratto perché lui c'ha anche una missione. Ecco, questo puoi dirlo invece, no. Sembrava oggi che avete detto. Faso è missione da parte di Elio, perché noi lo mandiamo tutte le volte a cercare le poesie di Ernest Palinsesto. Dove sono arrivate? Sta mantenendo per il momento questo sistema del piccione viaggiatore, che però cambia il piccione. Non mi è arrivato un piccione a piedi l'altra volta, non so se vi ricordate. Finché non ti arriva quello di tua sorella. Questa non si taglia. Ma io sono figlio unico. Non l'ho capito. Comunque per perché il momento sei un po' lentone, non è che sei bravo. Ma era una roba scollacciata? Un pochino. Comunque per il momento usa il volatile. Pensavo al pittone viaggiatore, che è una roba simile. Molto lento. C'è anche quello. Le tre poesie di questa sera. La prima si intitola Accadde al ristorante. Per mangiare gli spaghetti alla chitarra, un cliente puntiglioso al posto della forchetta usa un plettro.
Spaghetti alla chitarra, tra l'altro, se li mangi così li gusti veramente. Cioè, sai che ci sono anche delle menate in cucina, non è che devi mangiare, cioè, o anche nei super alcolici, certo. Questo devi bere in quel bicchiere. Che il balloon per il bicchiere di vino rosso che deve respirare. Bravo, insomma, esatto. No? E cosa credi? Lo spaghetti alla chitarra, se lo vuoi mangiare bene, lo mangi così. Civa, fai vedere le mani un attimo, le unghie. Tu sei il solo chitarrista che non ha le unghie lunghe che io conosca. Sempre e solo? Sì. Tendenzialmente. Sì. Il mondo che cambia, arriva la bomba d'acqua, il fiume esonda, ma che dico tracima. E pensare che quando ero bambino c'erano soltanto temporali e i fiumi si limitavano a straripare. Sì, è vero. Hai capito? Ma cambia il clima. I tempi cambiano, i linguaggi si adeguano. Castonetto giallo, questa è un po' più corposa. Sì. Stai lì, sotto casa, per raccogliere vestiti usati che io getto nella tua pancia. Lavati, impacchettati con cura perché arrivino poi ai poveri. Poi vedo scavare dentro di te la zingara di merda. Con lo zingaro di merda che fa il palo e mi girano tantissimo i coglioni. Ma questa cosa mi piace perché mi trovo vicino questa cosa qua. Si vede che accade anche sotto. Succede? Casa mia. Sì. Tirati fuori e buttati poi così a casaccio sul marciapiede con un atteggiamento anche insomma così con una certa disfregio. Sì, così. Torniamo fra tre minuti con ancora qualcuno dei motivi per cui non siamo andati in onda per un anno su Radio DJ. Non puoi interrompere la canzone per parlare di fatti vostri, insomma, il microfono è sacro. Non è che tu sul palco, mentre loro fanno un concerto, vai lì, Elio. Scusa, ma i vestiti che avevo lasciato io l'altra volta, allora vanno. Insomma, dai, c'è un po' di. Allora, classifica dei motivi, anzi no, la classifica è. Sì, la posso sempre io, vai. Classifica dei motivi dell'assenza di Cordialmente dal palinsesto radiofonico di Radio DJ nella stagione 2013-2014. Conduce il punto di riferimento dei disc jockey di tutto il mondo, del quale è stata mandata un'immagine sulla cometa addirittura, è atterrata con Philae. Linus! La Rosetta, sì. Philae. È il, cioè file, insomma. Allora, al sesto posto fra questi motivi. In orbita. Dissapori interni fra gli Eli e Linus, su chi radiofonicamente doveva essere percepito come il bello e dannato, chi quello tenero e ciccio, chi quello misterioso con carisma, chi quello incorreggibile figlio di puttana, chi quello adorabile faccia da schiaffi e chi Mangoni. Alla fine ha vinto Mangoni, che viene percepito in tutti i modi. Bravo Mangoni! Grande Mangoni! Adesso, tra l'altro, trovo all'interno di questa cosa un errore clamoroso, perché per esempio Linus è vissuto come bello dannata. Cioè, io ho sempre saputo così, però. Beh, c'era anche la canzone Bello e Impassibile. Bellissima! Bello e Impassibile. Cosa ci canti stasera, Mangoni, piuttosto? Stasera una bellissima canzone di Sam Smith. Quale? I Know the Holy One. Eh? Holy One. I Know the Holy One. Cioè, io conosco quello santo. Sacro. Sì. Quello santo. The Holy One. The Holy One. Il lunedì sera dovevamo vedere le repliche della terza stagione di Un Medico in Famiglia su Rai Fiction. Questa è una delle motivazioni secondo le quali non saremmo andati in onda. Abbiamo passato delle belle serate in effetti, insieme. Sì, però, magari non proprio tutti i lunedì fuochino, sera. Però. La serie del 2004, però, che insomma non dimostra i suoi anni. Dopo la trasmissione eravamo troppo stanchi per andare tutti insieme a fare il Putan Tour, per cui abbiamo optato per fare soltanto il Putan Tour. Ragazzi, il programma non si è fatto, ma quanto ci si è divertiti. Veramente, in sette in macchina. Quanto vuoi, Ci siamo sparati tutti i soldi in una vacanza pazza a Sasso Maggiore con le fighe vintage delle terme. Perché sono vintage? Perché sono sempre quelle da tanto tempo? È perché sono lì alle terme da tanto tempo. Però si conservano bene. Sì, però lì. Quando stai, tu sai che quando fai il bagno e stai nella vasca a lungo, alla fine ti vengono le grinze, no? E loro ce le hanno. E a furia di stare nelle terme, le fighe sono vero. Anche se ci sono moltissime che sono già con le grinze prima di stare molto nell'acqua. Ne ho una anch'io, perché sono eterme. Eterne ragazze. In attesa di collegarci con il mago Serenello, vi racconto le ultime due posizioni di questa classifica. Per risparmiare eravamo stati da un dentista abusivo che ci aveva estratto tutti i denti e li aveva sostituiti con mattoncini di Lego gialli. Il lavoro era venuto così bene che siamo andati in giro un anno a sfoggiare i denti nuovi. Adesso purtroppo sono caduti. Poteva metterli almeno bianchi, ma è abusivo. Quando è un abusivo. Come si trovano i dentisti abusivi? Dove si trovano innanzitutto? Dunque, lì.
come quando cerchi la droga, no? Che dici, ma dov'è? Guarda, se la cerchi poi trovi. Poi vai, la stessa cosa vale per quello. Vai nei quartieri giusti, ti arrivano loro. Ce n'è uno, ce n'era uno al parco di treno, io l'ho incontrato andando a correre, si è avvicinato. Faccio un ponte. Fuori dal dentista. Esatto. Faccio una polizia. Fuori da quello vero. Polizia. Tu vai dietro l'albero, lui tira fuori, c'ha tutte le sue cosine, ma una valigia. E ti fa cioè, l'igiene lascia un po' desiderare. Costa poco. È come mi ricordo la barzelletta, i due fidanzati che si baciano e lei c'ha l'alito un po' cattivo, lui dice guarda hai l'alito un po' pesante e lei dice sì scusa sai è che c'è il dentista che mi sta facendo un ponte e fa allora si vede che qualcuno ci ha cagato su. Mi piace come quella delle terme però fa sempre lì. Allora il primo posto di questa classifica, perché non sono sei motivi buttati lì, sono sei motivi messi certo. Anche in ordine. Il più accreditato fra quelli di oggi è questo: soffrivamo di orgasmo patologico. Era ai tempi. Era qualcuno diceva qualcosa. Come quella donna del Minnesota che ne ha 50 al giorno. Così abbiamo trascorso tutto l'anno in Minnesota. Ma come funziona questo orgasmo patologico? È che tu non puoi controllare l'entità, la quantità e la durata degli orgasmi. Okay. Per cui sei lì. Però ci vuole una minima stimolazione o non serve neanche quella? Così parte. Pam. Godi così all'improvviso. Sì, è una questione di terminazioni nervose. Allora, come si fa nei gruppi psicologici di ascolto? Ci si trova a far persone che hanno lo stesso problema e si parla. Solo che nei gruppi non so di. Se ci riuscissi, in realtà è tutto. Ciao! Ma alla fine poi ti piace sempre o è una rottura? Cioè, no, che dici, oh Madonna, c'ho un altro orgasmo. È sempre adesso. Bello. Almeno per me, è sempre bello. Per me, voglio dire, la mia esperienza. È come lo sbadiglio, tra senti uno quella che sentite in sottofondo non è una che sta simulando, no, questa no. È un tentativo di puntata della scorsa stagione che è andata male e abbiamo interrotto. Fai sentire un po', Alex. Oh my god bene, questi erano i BDI con Linus. Fermiamoci. Radio DJ cordialmente tutti i lunedì alle 22, tutte le domeniche sera alle 23. Cioè, cordialmente sono Radio DJ, cordialmente che questa stagione si chiama? Cordialmente registriamo, e tanto poi tagliamo. Eventualmente tagliamo. Sì, ma ormai è. Guarda che ormai è tanto poi tagliamo. Abbiamo buttato via praticamente niente. Ma forse pochi secondi. E io che contavo su una puntata invece fatta solo di scarti. Beh, alla fine. Che potrebbe anche si potrebbe fare. Perché non si butta via niente. Ma scusa, Lai, non ti interrompo, ma so che l'edizione invece è quella internazionale, è cordialmente The Cutter. Ah no, perché non se non parla mai. No, carico, quello è soltanto però per gli inglesi, ci vuole il tastino giallo, devi schiacciare, viene fuori la lingua. Esatto. Anche in radio si può fare. Sì. Non so. È bellissimo. Il problema è questo, presuppone però è un telecomando per la radio che sì, è mica tu purtroppo ce l'hanno in pochissimi quel telecomando. Il problema per noi è che abbiamo l'orgasmo patologico, perché se vengono fuori le lingue. Anche solo l'argomento. Sentite, se siete d'accordo, io darei lo spazio alla divulgazione scientifica. Sì. Molto interessante questa sera. Io sono affamato, sì, affamato. È piuttosto corposo e quindi va diviso in due parti. Ascoltiamo la prima parte. La fica ci circonda. L'uomo osserva e vorrebbe comprendere cosa tiene insieme la materia. Grandi passi nella storia della fica. Essa racchiude molta energia. Non era difficile capire che faceva cadere le mele. Quella stessa forza governava tutto l'universo. Gli scienziati di Chicago gettarono le basi per quella che oggi è definita fica classica. Nonostante sia così strana, vaga e difficile da comprendere, la fica rappresentò per la scienza una svolta storica. È elegante, affascinante. È decisamente armoniosa. Un elemento che possiede la straordinaria proprietà di brillare al buio. Non si può chiuderla in una scatola, non la si può toccare, ma è ovunque. È dappertutto e da nessuna parte. Tutti la riconoscono, ma non sanno cos'è davvero. Senza di essa, schizzeremmo nello spazio alla velocità di migliaia di chilometri orari. Saremmo più leggeri.
Già, sarebbe piacevole. Ah sì, è vero. Già, Xbor, Xbor. È come se creassimo un animale unendo col nastro adesivo un armadillo, uno squalo e una giraffa. Il miglior risultato dell'evoluzione. A parte questa metafora dei tre animali messi insieme con lo scotch, che è un po' strana, sì, anche da visualizzare, ma credo. Ma neanche troppo, però figurartelo. Un armadillo. Una giro squalo e una giraffa. Certo, perché c'è la metafora, sai, della vagina dentata. Esatto, lo squalo ti mangia, ti inghiotta. Ma questa giraffa è la ficca classica, giusto? Sì. Quella scoperta dagli ricercatori di Chicago. Poi la giraffa, il collo lungo, quindi collo dell'utero, certo. E l'armadillo è la corazza. La corazza, perché ogni tanto si chiude un però po'. Però mi colpisce molto quella teoria che senza di essa schizzeremmo nello spazio alla velocità di migliaia di chilometri orari. Esatto, cioè questo... noi o una parte di noi? Ma... Linus, vedi, ti spiego. Beh, di conseguenza come se fosse un missile. Bravo. Sì. Giusto, però se mi permettete è un po' impreciso, è lacunoso questo documentario, questo documento, perché in realtà con essa schizziamo normalmente sulla Terra, okay. Senza di essa schizzeremmo verso, cioè è anche il verbo che insomma che è interpretato in due modi diversi, capite? Certo. Questo era quello che si chiama tecnicamente un teaser, cioè costringere l'ascoltatore a rimanere lì ad aspettare. Rimanete lì, tra pochi minuti torniamo con la seconda parte del documentario. Cordialmente, nel frattempo ragazzi, un po' che non offro da bere. No, grazie, io sono a posto. Prendete qualcosa? No, io ormai arrivo soddisfatto. Ma perché vuoi schizzare nello spazio? Nel tuo spazio, vorrei. Allora, facciamo una piccola pausa perché mi dicono che c'è un piccolo spot che deve partire e noi ci risentiamo dopo questo piccolo spot pubblicitario che ricorda un po' la nostra trasmissione. Ritorniamo subito in linea, Stavate aspettando, in maniera assolutamente concentrata, pronti lì anche a registrare. Ma tu non sei più guarito del tutto comunque. Ho ancora degli strascichi. Ho intanto delle ricadute. Si prende qualcosa per combattere l'orgasmo patologico? Ma io sto provando con i metodi naturali. Con le puttane. Esatto. È molto efficace l'agopuntura. L'agopuntura è molto efficace, solo che praticamente ti trasformano il popparuolo come El Riser. Aspetta, che paura. Però. Popparizer, però. Non ti viene più la crisi. Allora grazie, dopo vado. Seconda parte del documentario di questa sera, grazie al nostro amico caporedattore Giulio Rondolotti. Vai. La fica che l'uomo osserva e vorrebbe. Come sapete che c'è? La si può misurare. Emette un suono. Un click. Vuole vederla? Certamente. Un esperimento è meglio di mille spiegazioni teoriche. Pronto? Sì. Bene, appoggi il dito lì sopra e facciamo una prova. Senza penetrare al suo interno, può scaturire un'enorme quantità di energia. Stia tranquillo, non le accadrà nulla. Essa si trasforma in una sorta di enorme magnete. Pronto? Sì. Via. Straordinario, la ringrazio molto. Grazie a lei. Un'esperienza indimenticabile. Non sappiamo se scopriremo mai davvero una superfica. Una cosa tuttavia è certa: ogni scoperta apre nuovi campi di studio e la curiosità innata dell'uomo continua a spingerci a esplorare il mondo della fica. Ah, quindi scopriamo alla fine che tutto quello che ci guida verso questo traguardo è curiosità. Sì, beh, sì, certo. Sete di conoscenza. Ah, sapevo un'altra cosa. Mi ricordo vari rumori negli anni vissuti a fare esperimenti come signore. Ma questo rumore non l'avevi mai sentito. Scusami, ci tengo a dirti questa cosa. Ripenso un attimo a tutti i tuoi momenti, anche più belli, erotici. Raramente vai lì con l'orecchio. Giusto. Cioè, senti. Tu! Io sono andato quasi sempre. È raro che con che dici sentiamo che rumore c'è. E così come il suono quello lì.
In realtà lo rilevi con il tuo contatore Geiger personale, devi andare lì vicino, tipo bastoncino del rabdomante. Non so se vuoi veramente sapere. Sono come le fusa del gatto, ancora non l'hanno scoperto. Ci sono due ipotesi: uno che siano le grandi labbra che parlano, come le cicale, cioè che dicono delle cose. Le cicale sfregano le ali, esatto, in un linguaggio che non è ancora stato decodificato. Qualcosa dicono. È come il linguaggio dei suoni e delle luci di incontri ravvicinati al terzo tipo, che ci vuole un po'. E quando lo scopri capisci cosa dice. Attenzione, cosa succede? Il telegiornale ci chiede la linea. Ma presto! Si chiama Leopolda, il vero gioiello made in Italy, la nuova ammiraglia della crociera, è lunga 5.306 metri, può ospitare 91 milioni di passeggeri e due membri dell'equipaggio. Chi andrà da una parte, chi dall'altra e chi diplomaticamente resterà a casa. Stanotte non dormiremo un'ora in più, lancette indietro di un'ora, nonostante lo spostamento da 20 a 30 anni della soglia legale per l'esenzione dal bollo, perché torna legale l'ora solare. L'ora legale, scusate, non durerà fino al 9 marzo del 2015, l'ora solare. Una ragazza in jeans cammina a folle velocità per le strade di New York. Doveva trasportare vetrate, arredi, televisori e letti ai 6 astronauti della Stazione Spaziale Internazionale per documentare le reazioni dei vescovi, tra cui il fratello. In 10 ore di passeggiata colleziona oltre 18 molestie più o meno esplicite. Deve essere fatta bene. Silvio Berlusconi torna con la bellissima ballata Quando riavremo la maggioranza, risultato pieno, che fa parte del nuovo album Sono Innocente, con 200 pezzi nuovi di zecca. Può essere anche un investimento. Berlusconi ben restaurato col tempo aumenta il suo valore. E questa mi sembra una frase importante, insomma. Certo. Però non capisco l'urgenza di questo TG, alla fine non è che ci abbia detto delle cose così. Ma sai che loro sono sempre aspetta, no? Il transatlantico con 91 milioni di viaggiatori e due persone di equipaggio un po' è proprio. Ma anche la nave Leopolda. Io vorrei andarci subito. Sai come adesso fanno le crociere rock, dove tu vai, ci sono i Kiss e ti fai 10 giorni di crociera con i Kiss. Bravo. Io con altri 91 milioni di amici io andrei subito sulla Leopolda. Sì. Allora, devo dire un po' distratta la Cesare Buonamici comunque. Lavora tanto, stanca ogni tanto. In diretta, poi sai, loro sono sempre lì. Ma anche il commento del giornalista, poi, che alla fine sua ragazza che ha subito molestie deve essere fatta bene. Perché sembra di giustificare un comportamento negativo. Avalli. Però mettiti nei panni di questi qui, non è come il TG1, il TG5 che fai una, due, tre edizioni. Questi sono in onda 24 ore su 24, a noi ci colleghiamo, quello che trovi. 24 ore su 24? H24. Scusa. Ah, volevi dire H24? Scusa tu. Tra due minuti la classifica di Elio di questa sera che riguarda quali paesi? Dit Parade Uzbekistan. Ah, ok. Che non è, diciamo, una dittatura vera e propria, però effettivamente regime, diciamo che lo è. Ma avete trovato canzoni dell'Uzbekistan? Certo. Scusa, io non le ho mai sentite. Ma come le hai mai sentite, Linus? E per quello che facciamo la classifica, per scoprirle, insomma. Devi essere informato. Poi, se vedete Bonolis, tra pochissimo dovrebbe essere il momento anche del quiz. Tra poco su Radio DJ. La settimana scorsa avete ascoltato la classifica, le prime tre posizioni della classifica delle canzoni più suonate in uno dei pochi, ma comunque ce ne sono ancora parecchi paesi che ancora sottostanno a una dittatura, ed era la Corea del Nord. Corea del Nord. Correggetemi se sbaglio. Tre canzoni. Grandissimi ascolti, puoi anche dirlo. Il picco. Devo essere sincero, io ero già pronto a tagliarla quella rubrica lì, perché però non è che mi convincesse tantissimo. Però poi. Ma Vox Populi, rieccola qua invece. Quale paese hai scelto questa sera? Allora, il paese scelto per la Dit Parade di oggi è l'Uzbekistan. Vai con la sigla. Le prime tre posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate in Uzbekistan. Però ti chiedo, a nome degli ascoltatori, ubicami l'Uzbekistan. L'Uzbekistan più o meno è là, dalla parte della Russia, dove c'è la Russia. Sì, ci sono tutti i Turkmenistan, Afghanistan. Okay. Okay. Quella zona Russia, lì un po' incasinata, lì. E ci teniamo a destra, bravo. Vicino anche all'Iran, c'è anche l'Iran lì vicino. E ci tengo a precisare che la musica che sentite in sottofondo non è suonata dai Blues Brothers, bensì dai detenuti per reati di opinione del maggiore carcere uzbeko. Infatti vedi come si stanno impegnando, perché appena uno sbaglia lì la capitale dell'Uzbekistan, che è Uzbek City. Ok, perfetto, puoi andare con le canzoni. Allora, al terzo posto
c'è Touch Me, Don't Touch Me, Sonia, cantata da Hana Imenova. La risposta uzbeka a Katy Perry. Femmina che dice don't touch me Sonia. Touch me, don't touch me, se ti dico la risposta uzbeka a Katy Perry quando cantava I kissed a girl. E lì stanno iniziando adesso con questa roba, però vedi che touch me, don't touch me, certo. Perché chiedo al giudice, ma conferma che la canzone arriva dall'Uzbekistan? Sì, 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 è presa proprio dal canale YouTube dell'Uzbekistan. Sì, c'è solo qualche dubbio sul nome, Ana Imenova, non ne siamo certi. Forse è Anal Imenova. Forse è Anal. Siamo Imenova. Al secondo posto di questa classifica. Al secondo posto della classifica dell'Uzbekistan questa settimana, uh-huh. Abbiamo Feruza con Zeng 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 Zeng. Zeng Zeng Zeng. E anche questo è un pezzo, diciamo, un che parla un po' di sesso. Zeng, 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 zeng. È un po' come Dum 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 di Sylvie Vartan. Sì, bravo, 70, bravo, 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 siamo lì, siamo lì. Perché lì siamo ancora nella fase che puoi dire e non dire, perché se esageri un attimo, tac, tac, zeng. È una musica uzbeka, non è così male. No, non è male. Mi piace. E al primo posto si conferma dopo 12 anni, uh-huh. Al primo posto Xorazm con Kul Kul Kul. Koy karın zencire ki zengin olsun boynuna ama zencire ki koy 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 karın zencire ki zengin olsun boynuna ama zencire ki. E ascoltando queste note uno si rende conto del perché è al primo posto da così tanto tempo. Certo, e tra l'altro tu guarda come nonostante siano passati 12 anni il sound è ancora attuale. Sì, sì, cioè non è che suona invecchiato. Devo dire che per ringraziarti di avere portato questa ventata di musica nuova cordialmente ti proporrei come concorrente del quiz di Bonolis. Sì, accetto, ma voglio dire prima di chiudere che tra i primi tre non c'è la figlia del dittatore dell'Uzbekistan, Karma Gugusha. Perché lui Karma è il dittatore Gugusha. Democratico. Sì, penso, ma anche perché adesso lei sta lamentandosi di suo padre. Allora il padre le ha detto, Karma, stai calma. È arrivato Paolo piuttosto? Ah, eccolo qua. Ciao Paolo. Ciao Paolo, ciao Paolo. Allora benvenuti a questo gioco il cui titolo ufficiale è... Il gioco. Bene, sapete come funziona? Si risponde a delle domande sbagliando secondo una logica incomprensibile. No, bisogna rispondere sbagliato. No, necessariamente. Ha ragione Lino. Diciamo che sono passati i tempi in cui la cosa veniva imposta con rigore. Adesso diciamo basta che. Gliela spiego io, scusa. Sì, scusa. Praticamente tu devi rispondere come la risposta che c'ha in mente lui. Esatto. Se lui c'ha in mente dritta, tu devi rispondere dritto, ma tu devi sapere che cosa ha in mente lui. A volte dritta, a volte sbagliata. Non è facile leggerli nelle intenzioni. Cioè, certo. Siamo pronti, Ale. Paolo è arrivato? Ok, perfetto, vai. Elio. Pronto per affrontare il tuo destino? Sì. Non mi fallire. No, quando sei pronto dimmi snorkel e partiamo. Penna o forchetta? Chi prende la rincorsa? Forchetta. Carta o vetro? Cosa impugna un motociclista? Carta. Obama o Clinton? Chi ha la coda più lunga del becco? Clinton. Gli animali o le piante? Chi agisce senza pensare? Piante. Volante o manubrio? Cosa creò prima Dio? Volante! Frumento o grano turco? Cosa si ricava dalla cellulosa? Grano turco! Farina o lievito? Il crumiro si rifiuta di? Lievito! L'impulsivo o il riflessivo? Per fare un ciambellone serve più? Impulsivo! L'alto o il basso Egitto? Chi è diventato presidente più giovane? Alto Egitto! Segretari o scrutatori in un seggio elettorale? Cosa sta più a sud? Scrutatore! Fagiano o pellicano? Cosa finì alle nozze di Cana? Pellicano! Guarda, bravo, peccato che hai confusione mentale perché sennò saresti riuscito ad andare un po' più avanti. Sì. Te ne mancano un pochettino, ma non tantissime. Secondo me, se ci ragioni, ce la puoi fare. Adesso dai. Non ti far tradire dalla memoria. No. Giochi per 9 euro. Ok. Vabbè. Comunque, non fanno schifo. Però è andata bene, dai. Dai occhio, dai. Eh.
penna o forchetta, portiere o attaccante, carta o vetro, volante o manubrio, gli animali o le piante, frumento o gran turco, farina o lievito, impulsivo o riflessivo, lavorare o scioperare, Obama o Clinton, gli impiegati o gli operai, chi è egregio? Gli operai! No! Porca di miseria! Io ero convinto. Mi dispiace, ero sicuro che ce l'avresti fatta. Tocca al lupo, amico mio! Ciao, ciao Paolo. Ma tu devi guardarlo in faccia, devi capire la faccia che fa. Si capiva che voleva degli impiegati lui. Porca vacca. Ma porca. Ma porco. Torniamo tra poco, va, questa è la l'avevo fatta. Ragazzi, c'è tanto di quel materiale, mamma che io non so veramente come districarmi. È così. Meno male che c'è questa possibilità di tagliare. Che quello meno brutto si butta via. Ma cosa butti via di questa puntata, ragazzi? No, magari prima quando ho detto Lino, stamattina ti ascoltavo di Jack Am Italia. Ormai già e data. Tu mi hai fatto notare che non ero stato. No. Adesso devo tagliare questa parte, no, perché quella lì l'avevo già tagliata. Ma neanche se dico qualche giorno fa ti ascoltavo e hai detto una cosa. Guarda, Sergio, qua siamo arrivati al punto che la sua stessa trasmissione sta per chiamarsi DJ Chiama Italia, per dire, tanto per capirci. Siamo in conclusione, tra pochi istanti il karaoke di Mangoni, ma prima che storia c'è? Porcaccia la vaccaccia, a parte che è un grande ritorno, ma ci vuole, ovvero se te lo sei perso sarebbe un delitto non ripetertelo, ma se mentre te lo stiamo ripetendo ti distrai, che so, aggiorni Facebook, guardi un filmatino, ti fai una seghetta, insomma non stai attento, finisce che a qualcuno dei presenti gli girano e commette un delitto. È tornato, guarda, in buona forma. Un delitto, addirittura. Beh sì, perché era un delitto, non ripeto. Allora, forse non sapete che i più grandi cervelloni del campo della meteorologia non sono riusciti a capire come mai in Honduras qualsiasi variazione climatica non dura. Il celebre esploratore giapponese Katsuduru, scritto Katsuduru, cosa ridete? Inoltrandosi in zone mai esplorate dall'uomo, a confine fra il Brasile e il Borneo, si è trovato di fronte il gigantesco imene della foresta vergine. Urca! Urca! È una roba enorme, tra l'altro. Che rischia, perché sai che è minacciato. E lo ha attraversato. Che se lo rompi poi non è più vergine. No, ci ha provato. Quindi bisogna stare attenti. Ma perché romperlo, scusa? Beh, ci sono quelli, come si chiama, le grandi industrie petrolifere che vogliono trivellare il livello della foresta vergine. È lì che Sting arriva. Ah, ho capito. Luigi XIV divenne re di Francia a soli 5 anni e regnò per 70 anni, dal 1643 al 1715. Il giovane sovrano era così avanti che all'età di 6 anni fece arredare la sua stanzetta in stile Luigi XVIII. È incredibile. L'orchestra sinfonica di Hamilton, il capoluogo delle Bermuda, da 78 ha scelto di non eseguire più le composizioni che prevedono il triangolo, perché ogni volta che veniva suonato come non è sparito il percussionista. Non c'erano più percussioni. Il biologo scozzese Michael McCanicow, durante la fortunata spedizione in Australia del 1904, osservò e studiò più di 400 specie diverse di animali. Da uno dei suoi quaderni, due punti, posso affermare che il formichiere mangia circa 300.000 formiche al giorno. Considerando che ci sono molti formichieri, minchia, ma loro le formiche sono un puttanaio. Che roba, figa, oh, sono tantissime, è pazzesco, cazzo. Sul quaderno. Non è perché si è reso conto. Certo, mi prescriveva. Comunque 300.000 formiche al giorno sono tante. Sono tante, sì. Oh. Sono tante, ma non tanti come gli ascoltatori in questo momento che stanno per alzare la radio, pronti per ascoltare il karaoke di Mangoni, che è una canzone bellissima, che richiede però una grande partecipazione anche emotiva. Il titolo della canzone Mangoni è I'm Not the Only One. Ok. Canta in origine Sam Smith, mentre tu sei Mangoni. Ah, che bello. Calm down. Yeah. Ancora un giro. Cazzo dura sta cazzo di intro. You and me, we made it, wow. For better or for worse, I can't believe you let me down. Il nuovo Roy Orbison. But the proof
in the way he calls. For mortal Henry and bound. Linus Balli. Deny every day. Stringimi. Linus Limoni. I wish they would be over now. C'è ancora quella patologia. But I know that he's still not you where. Per tua fortuna si ha. You say. Anche non ce l'ha. Cause you don't think I know Causio. What you done. Causio. But when you call me baby. Grande, 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 bravo, devo dire bravo, è una canzone difficile che però ti dà soddisfazione è quando grande. La fai bene. Che interpretazione è grande. Però sì. No, non sono riuscito a fare. Ho fatto un po'. Beh, è una tua interpretazione. Sto un po' stanco. Grazie, abbiamo finito, c'è la sigla, direi buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte, questa notte è tutti. Comunque Mangoni non ti devi preoccupare perché anche l'ultima versione della Donna Cannone che ha fatto con Giuseppe Gregori non torneremo più, non lo fa più, non lo perché fa più così. Ha deciso di interpretarlo diversamente, non perché gli manca la voce. L'arrangiamento di Giovanni è un po' diverso. Basta. L'appuntamento è per lunedì prossimo, stessa ora, 22:23, Radio DJ, cordialmente The Cutter. Ciao.